brindisi di accettare, tanto per dare solidarietà a voi. Grazie, grazie. Tutta la comunità. Carbone, sono qua. Se ci allarghiamo li prendiamo tutti. Se ci allarghiamo facciamo metà e metà. No, possiamo, senza accavallare, io dico che fate le domande, voi dite, fate le domande, andiamo in te. Non c'è che. Allora, ieri è stata fatta una circolare dalla ministra Maroni di interdizione dell'accesso al campo che è stato allestito qui a Manduria, perché ieri ci sono stati momenti di grande tensione, di ordine di grave all'ordine pubblico. Quindi sono stati autorizzati fino al nuovo provvedimento l'accesso soltanto delle organizzazioni umanitarie e di quelli che verificano all'interno del campo, diciamo, la tutela e la garanzia del rispetto dei diritti umani. Quindi anche i parlamentari devono dare l'esempio, i consiglieri regionali, e questa limitazione di prerogative è giustificata col fatto che la nostra presenza deve essere collaborativa a sostenere un lavoro che stanno facendo i rappresentanti delle forze dell'ordine e tutti quelli che stanno lavorando all'interno del campo, che non deve essere ostruito dalla pur legittima iniziativa dei parlamentari, dei consiglieri regionali e delle autorità locali di poter verificare l'andamento dell'intervento. Vi sono le organizzazioni internazionali accreditate che sono preposte a verificare se all'interno del campo esistono le condizioni minimali di rispetto dei diritti umani. Detto questo, noi siamo qui prima per manifestare la solidarietà ai territori di Manduria e di Oria, quindi al sindaco e a Oria c'è il commissario prefettizio, la solidarietà e la vicinanza ai rappresentanti delle forze dell'ordine, dei vigili del fuoco e di tutti quelli che collaborano all'interno di questa struttura e per le notizie che ci sono. Questa tendopoli è una tendopoli provvisoria, è un centro di integrazione e di accoglienza e in quanto tale prevede una presenza elastica di immigrati, il cui stato ancora non si conosce, se sono profughi, se sono clandestini, che per il tempo strettamente necessario alla identificazione e allo smistamento in altri centri che sono i CIA, che sono i CIE, i centri di identificazione e di espulsione, che sono fatti con, diciamo così, carattere di stabilità. Questa è temporanea, ricade a questa struttura, proprio perché si viene qui per essere identificati e per essere smistati ad altre strutture più fisse. Tutte le regioni si sono assunte l'onere di prendersi la quota parte degli immigrati. In due mesi il nostro paese ha dovuto affrontare un'emergenza di 20.000 immigrati che non si poteva assolutamente prevedere 3-4 mesi fa, che nel lontano adesso due diviati che ne conosco gli altri, come sia in Egitto, in Libia e in tutti i paesi nordafricani. C'è una richiesta forte da parte del nostro governo di far partecipare la comunità europea e soprattutto la Francia, perché questi disperati non vogliono fermarsi qui, vogliono raggiungere in Francia i loro familiari. Credo che ci sia un dovere, un obbligo morale e istituzionale, perché ci sono delle norme di carattere internazionale che impongono ospitalità, e la nostra presenza qui, la nostra attività è quella di tutti quelli che hanno un minimo senso di responsabilità, è quello di pretendere, quello che noi abbiamo fatto, di coniugare l'ospitalità con il rispetto delle esigenze di sicurezza dei cittadini. C'è stato un rafforzamento enorme di rappresentanti delle forze di polizia, abbiamo chiesto che si invertisse la misura, nel senso che la parte maggiore delle forze di polizia fosse destinata al controllo del territorio e non al controllo della struttura, in modo tale che all'interno delle cittadine di Francavilla, di Ori, di Manduria, di quelle che sono i paesi più vicini a questa tendopoli, vi fosse una presenza visibile dello Stato. Il ministro Maroni verrà nella prossima settimana a sottoscrivere un patto per la sicurezza con i comuni interessati al territorio della tendopoli, e questo prevede anche dei vantaggi, di installazioni di sistemi di videosorveglianza da parte del Ministero dell'Interno, di potenziamento delle forze di polizia di quei comuni, e verifichiamo che cosa succederà nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Noi stiamo organizzando una
un'iniziativa presso il ministro Fitto, ma soprattutto presso il presidente Berlusconi, che non sarà insensibile, di individuare delle forme compensative se si dovessero creare danni all'economia, perché andiamo incontro alla stagione estiva. Noi diciamo che la situazione è temporanea e dovrebbe risolversi, però non sappiamo quello che succederà dalla Libia, perché questi disperati vengono dalla Tunisia. Lunedì il Presidente del Consiglio e il Ministro Maroni saranno in Tunisia, dove noi abbiamo fatto 3 accordi che non sono serviti a niente perché il governo cambia in continuazione. Il governo italiano ha proposto di finanziare la Tunisia con 100 milioni di euro, quindi non con noccioline. Ci auguriamo che si abbia una prima risposta importante. E poi tutte le regioni si stanno attrezzando a realizzare strutture di questo tipo, sono già pronti quelli di Potenza, di Santa Maria Capua Vetere, di Pisa, in Toscana, in Veneto, in Liguria, in Piemonte. Dico, quindi non è vero il messaggio che gli immigrati vengono scaricati al mezzogiorno, che il nord non vuole partecipare. È chiaro che l'onere principale è nostro, che siamo fuori dai ball, perché la quota parte di disperati sarà anche al nord, già dalle prossime ore saranno trasferite, le prossime ore. Bossi è un tipo, diciamo così, folcloristico, però il governo sta facendo la sua parte. Mi auguro che anche le istituzioni locali, e quindi c'è il sindaco di Manduria, ma voglio dire, il protocollo sulla sicurezza sarà sottoscritto anche dalla provincia di Brindisi e dalla provincia di Taranto, facciano la loro parte, perché queste persone siano accolte nella maniera più dignitosa possibile, senza intralciare il diritto di sicurezza. Fino a questo momento non ci risulta che ci siano atti di criminalità o di allarme sociale che possano dare fondamento alle preoccupazioni che qualcuno in maniera avventata ha lanciato, diciamo, in questo momento. Quanti sono adesso gli ospiti al campo e quante le fughe? Secondo noi dovrebbero essere non oltre 2.900, però sì. Sono Il territorio. E allarme e fughe nel campo. No, esatto. Collega l'Italia, questo non fa no, quanti sono nel centro? Da attrezzare per un ricepimento di immigrati in via provvisoria, perché questo è un centro di smistamento, quindi noi chiamiamo né CIA né CANIE, è un centro di smistamento dove gli immigrati, che già di per sé sono stati in parte riconosciuti a Lampedusa, tanto per capirci, vengono portati qui come in altri, a Potenza, in altri posti, dove ci dovesse essere un numero di immigrati esorbitanti, dove successivamente smistati in tutti i CIA che ci sono e che si stanno costruendo e realizzando in Italia. Ci sono solo delle strutture con un massimo di 500 posti, 500. Il che sta a significare che noi auspichiamo tutti che gli immigrati cessino, che con l'andata di Berlusconi, con questo governo provvisorio che oggi c'è in Tunisia, poiché oggi la stragrande maggioranza degli immigrati provengono dalla costa della Tunisia, possa sortire gli effetti e quindi bloccare lo sbarco di immigrati, quindi la partenza di immigrati verso le nostre coste a Lampedusa dalla Tunisia, che sarebbe già un grande risultato, sperando che non c'è, noi che faccio le preghiere da cristiano e da cattolico, che non ci sia poi un'altra fuga dal problema di guerra, e quindi sono profughi, poi la tecnologia la cambiamo con la guerra della Libia. Attorno a questo credo che dobbiamo evitare anche di disseminare terrorismo, e qui faccio una bella la stampa, perché se tutti ammettiamo che in queste territorie ancora non c'è un atto di criminalità, ma c'è soltanto un'apprensione capibile peraltro da parte dei cittadini, e attorno a questo credo che abbiamo lavorato e dovremo continuare a lavorare con tutte quelle misure all'altro che diceva prima il collega Vitale, cioè nel senso di creare le condizioni ottimali con gli enti locali, gli amministratori qui, mandato, l'ho detto ieri sera, l'ho detto riservatamente, ma io la massima solidarietà al sindaco di Manduria, e peraltro gliel'abbiamo già chiesto, anzi se io potessi glieli imporrei il ritiro delle dimissioni. Poi, a gran voce con l'amicizia e l'affetto che mi lega, anche perché credo che noi abbiamo bisogno di un'amministrazione efficiente per risolvere questi problemi, e nei pieni poteri delle mie ascolte, quindi lo dico con molta chiarezza. Sapete se sono previsti altri arrivi qui? Allo Stato no,
Io, tanto è vero, stanotte quelli che erano fermi a Taranto sono andati a Potenza, quindi stato, i 600 sono stati già trasferiti a Potenza. 500 a Potenza, sì, eccetto qui. Allo Stato no. Io quello che dico, faccio fede perché si risolve il problema al momento dell'immigrazione, che sarebbe già un grande risultato. Questa è una tendopoli data sulla provvisorietà. È ovvio, guardiamo anche con la convinzione che fra un periodo di tempo si crea una normalizzazione del processo di distribuzione, che mo, pensiamo tutte che è partito da un'improvvisazione, dall'emergenza, quindi poi chi è più realista del re può dire tutto quello che crede. C'è un dato, lo Stato sta facendo, anche se nella fretta, con tutte anche vuole delle, alcune disfunzioni, può pure avvenire quando c'è un'emergenza, sta facendo sino in fondo e vuol fare sino in fondo la propria parte. Il governo è presente su questo territorio, come ha detto il collega Maroni Verrà, quell'atto di intesa sulla sicurezza è una delle parti, quello che ha detto, ma sarà riempita con i contenuti, con la partecipazione dei sindaci interessati, in primis il sindaco di Mandoria di Oria, dei presidenti della provincia, quindi sarà riempito ulteriore contenuto, anche in termini di quelle che sono le ricadute in chiave economica e di danni economici che dovrebbe avere il territorio. Attorno a questo io vorrei lanciare qui un appello, sì, alla Regione. Evitiamo di fare le passerelle, perché oggi se non stiamo entrando, e lo faccio anche con un schizzo di soddisfazione, nel senso di partecipazione, perché io ho visto ieri dalla televisione, era diventata più una passerella per le sfilate di moda che non andare a partecipare in una solidarietà alla gente e a questa cittadinanza, perché credo che questo è un aspetto fondamentale che dobbiamo tenere tutto presente. Un altro appello che lancio è quello che le istituzioni, la Regione in primis, portasse avanti e facesse sino in fondo il suo dovere. Non serve venire qua, serve rafforzare la struttura sanitaria dell'ospedale di Pattunia, perché la Croce Rossa che sta qui non è sufficiente evidentemente laddove ci sono dei ricoveri urgenti, e a me risulta che Pattunia, l'ospedale, si sta depotenziando in termini di presenza oggi, ieri, non un mese fa, oggi e ieri, in termini di presenza infermieristica, in termini di medici, quando invece abbiamo la necessità di potenziare il servizio e l'assistenza ospedaliera proprio per la presenza di questi immigrati, desse il proprio contributo anche in termini di servizi sociali, che è un altro aspetto, perché qui non è finita l'epoca di scaricarsi in colpa del governo, non mi ha informato. Oggi abbiamo un dovere morale tutti di partecipare per quelle che sono le prerogative, le competenze, le potenzialità che ognuno ha nel dare un risultato, nel creare le condizioni di una maggiore vivibilità sia nella gestione, sia per quanto riguarda gli immigrati, ma soprattutto per quanto riguarda, anche io dico, la sicurezza dei cittadini. Lo Stato sta facendosi di fuoco dalla sua parte. Qui arriveranno, sono arrivati già in buona parte, 400 uomini, 370, più la forestale che vigilerà nelle campagne. Questo è sufficiente? Forse sì, forse no. È disponibile ad ampliare. Abbiamo avviato anche un tavolo di concertazione con il ministro Maroni, con le amministrazioni. Credo che abbiamo iniziato un percorso, continueremo a farlo sino in fondo, auspicando tutti che questa tendopoli se ne vada via, non domani ma ieri. Il messaggio che mi sento di lanciare ai cittadini è quello di evitare lo spettacolo che si è visto con il suo intenti di ronde che vanno in giro a prelevare gli immigrati e riportarli, perché questo non è un compito del privato cittadino. Il privato cittadino che dovesse vedere numeri consistenti di queste persone che sono scappate ha il dovere, il diritto di chiamare le forze dell'ordine, saranno le forze dell'ordine nei modi previsti dalla legge a fare in modo che queste persone siano riaccompagnate in questo centro, identificate ed eventualmente trasferite altrove. Non facciamo passare il nostro territorio, che non è un territorio razzista, che non è un territorio che dissemina odio razziale, come il territorio dove l'immigrato viene ritenuto come questa tendopoli viene considerata una discarica umana. Questa tendopoli è una necessità che ci viene imposta da doveri morali internazionali e di solidarietà. I cittadini hanno il diritto ad essere tutelati, a sentirsi sicuri, ma non hanno assolutamente il diritto di farsi giustizia da soli. Quindi quelle scene che abbiamo visto attraverso le vostre emittenti che le hanno documentate, di squadre di civili che prendono queste persone disperate, in furgoncini senza finestrini e senza porte e riportano qui, mi auguro che siano scene che non si debbano più verificare, e faccio un appello a tutti i cittadini e soprattutto a chi ha la tutela e la responsabilità dell'ordine pubblico di evitare di dissuadere da questo tipo di iniziative.